fasciste per Giorgia Meloni, che è sempre, diciamo, viene sempre, riemerge sempre questa questione del post-fascismo, fascismo. Sappiamo tutti che nessuno può fare riferimento a un ritorno del fascismo degli anni 30. Stiamo parlando, per esempio, nel caso specifico sulla questione dei diritti civili, si ha un po' l'impressione che siamo tratti in una fase leggermente oscurantista o no? E la questione del ministro della cultura Giuli, intanto oggi Giuli ha disertato la prevista riunione con i sindacati e in Fratelli d'Italia ci sembra essere una specie di guerra per bande, la vedi anche tu, e Giuli è commissariato. Te lo chiedo anche perché Meloni stasera da Genova ha naturalmente attaccato la sinistra, ha detto che guarda dal buco della serratura, che la sinistra ce l'ha con Giuli, quindi per la verità la sinistra non ha detto niente in questo caso su Giuli, è stata abbastanza silente. No, mi pare che questa storia della serratura riguardi la destra, del resto insomma è cosa nota che in una chat interna al partito ci sia stato l'appellativo di pederasta, no? Nei confronti di Spano, quindi è una vicenda tutta interna ed è una vicenda di divisioni di Fratelli d'Italia. Finora era stato un partito descritto come un monolite, come granitico, adesso si vedono le divisioni. Perché? Perché man mano che si governa si viene un po' al dunque nel rapporto col proprio elettorato. Meloni, per ricordare quello che diceva Francesca, un comizio famoso a Vox, la destra spagnola, insomma, fu molto chiara, no? Disse o si dice sì o si dice no. Io dico sì alla famiglia naturale, no alla lobby omosessuale LGBTQ. Quindi è uno schieramento molto forte su cui ha costruito non solo la sua campagna elettorale, ma ha costruito una base elettorale. E quindi lei, e qui torno anche alla questione dei provita, nel momento in cui governa deve anche rendere conto a chi le ha portato dei voti, e per questo c'è stata anche, diciamo, una certa invadenza o presenza dell'associazione Provita nei confronti di Giuli, del ministro, che secondo me prova a fare una cosa, cioè prova al Ministero della Cultura ad aprire il mondo della destra, cioè a fare un po' quella trasformazione che delle volte si è vagheggiato, no, della Meloni, di rendere Fratelli d'Italia un partito conservatore, liberal sui diritti civili. Ecco, mi pare che Giuli stia provando a fare questo, ad aprire il partito verso profili professionali che non hanno un'estrazione, diciamo, con le oppio destra, e anche che hanno delle biografie personali diverse dall'ortodossia di destra. Qualcosa che non sta passando, che è stato bloccato sul nascere, perché la scelta è stata molto, molto netta. Quindi questa apertura al momento non c'è, anche perché verrebbe sanzionata elettoralmente, e soprattutto non c'è questa cultura dentro Fratelli d'Italia. Quindi adesso bisogna vedere se il ministro Giuli sarà nelle condizioni di fare quello che lui ritiene, quindi di rendere il Ministero della Cultura più aperto, oppure no. Ce la può fare Giuli? È quello che sta cercando di fare.